anzi con le due categorie femminili, le Honores e le Elite. Poi il venerdì 26 ci sarà la prova in linea per quanto riguarda i uomini Elite senza contratto, il sabato gareggeranno sempre in linea gli Under 23 e la domenica 28 poi ci sarà la conclusione con la prova per i professionisti. Non ho citato prima per quanto riguarda il discorso della prova, per tutte le prove a cronometro, il fatto che molto probabilmente, anzi sicuramente, tutte queste gare partiranno da un comune limitrofe, quindi del nostro territorio, che è Mordano. Quindi le gare partiranno da Mordano, saranno programmate lungo l'asse viario che da Mordano porta verso l'autodromo di Imola, e quindi è l'unico comune al di fuori della nostra città che appunto è coinvolto direttamente nell'organizzazione di queste prove su strada. Che cosa dire di più? Dunque, per quanto riguarda gli atleti, si parla di un numero che si aggira tra i 1200 e i 1300 atleti, che si alterneranno chiaramente nei vari giorni di gare. Per quanto riguarda la copertura televisiva, abbiamo già garantito la presenza della RAI. La settimana scorsa c'è stato un incontro tra il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, il direttore di produzione di Rai Sport De Paoli e il giornalista, uno dei giornalisti che solitamente segue, diciamo, le cronache del ciclismo, che è Alessandro Fabretti. C'è stato questo incontro, hanno discusso sul palinsesto, e noi abbiamo garantito la presenza della RAI per tutti i giorni della manifestazione. Gli ultimi due probabilmente saranno trasmessi anche in diretta, quindi avremo la diretta RAI